Si intensifica dovunque la preparazione per le Olimpiadi di Roma. A Monaco 24 ginnasti della Germania occidentale e di quella orientale si contendono i 6 posti della squadra per i giochi. Una sarà la bandiera tedesca alle Olimpiadi, ma le selezioni hanno messo in luce uno spirito tutt'altro che unitario fra atleti e dirigenti dei due settori. Elevato in compenso il livello tecnico, anche se la Germania di fronte alla rivalità Russia-America non vanta particolari ambizioni. Anche l'Italia, nonostante il suo glorioso passato ginnico, dovrà essere più che altro spettatrice in questa specialità. Ecco l'ultimo collaudo internazionale sostenuto a Belgrado dalla nostra giovane rappresentativa contro la Jugoslavia. In azione il formidabile Mino Cerar, che domina in quasi tutte le specialità facendosi ammirare particolarmente al cavallo e alla sbarra. Nonostante la classe di Cerar, l'Italia vince di stretta misura il confronto. Gran parte del merito va a Franco Menichelli, il ginnasta romano che sembra in grado di rinverdire antichi allori. Al Toto Olimpia questa è la speranza più bella.